Ciao ragazzi, ci siamo già trovati su questa spiaggia per un video di pesca super ultra light, dove abbiamo fatto aguglie, abbiamo fatto pesci di galla in generale e anche dei piccoli pesci di fondo. Oggi ci torniamo con un assetto leggermente più strong, la classica pesca a mezza botta. Con noi c'è il mitico Agostino Antonelli che ci aiuterà in questa battuta. Oggi purtroppo il tempo non ci assiste, ma noi andiamo fino in fondo perché non temiamo due gocce d'acqua. Con noi le nuovissime Power Light di Casa Reglas in due versioni. Abbiamo la 4,35 m da 120 grammi e la 4,35 m da 140 grammi, ideali per sondare la fascia dei 100 metri. Le canne sono telescopiche, veramente veramente leggere, ve ne accorgerete quando le prenderete in mano, se le trovate nei negozi vi consiglio di prenderle in mano per capire di cosa sto parlando. Le canne sono disponibili come tutte le canne Reglas, sia nude che montate. Montate dalla fabbrica, sono disponibili con anelli Fuji Fast Light con il profilo K e pietra dura, che è possibile anche utilizzarla con il multifibre. Il profilo K, come ormai sapete, evita che il filo si attorcigli in fase di lancio provocando delle rotture. Alle due canne Power Light abbiniamo lo stesso mulinello che è il Darkside 10.000 di Casa Maver. Abbiamo messo un filo conico 18-32, quindi con uno shock leader molto sottile, perché comunque sia le canne non stressano il lancio, non stressano l'esca e riusciamo ad ottenere buone distanze anche con fili molto sottili. Ovviamente andremo ad utilizzare un trave dello stesso diametro dello shock leader. Nuovissimo mulinello di Casa Maver, il Darkside 10.000. Finalmente è arrivato il mulinello da surf che tutti stavamo aspettando. È un mulinello di taglia medio-grande, dotato di due bobine, una match e una di ricambio in teflon, anche questa per la pesca surf casting. Il mulinello è molto potente, ma risulta al contempo leggero perché pesa solo 500 grammi. È possibile utilizzarlo sia per la pesca a media distanza, quindi sui 100 metri, che imbobinato con magari un piè molto sottile per la pesca a lunghissima distanza. Dotato di antiritorno infinito, frizione micrometrica, anche la bobina di ricambio è dotata di frizione. Tutte le bobine sono compatibili con qualsiasi mulinello presente sul mercato. In dotazione è disponibile anche questo accessorio, che troverete già montato sul mulinello nella scatola, che serve per non far andare il filo sotto la bobina, ovviamente per i meno esperti. Per un pescatore già esperto non c'è bisogno di montare questo accessorio, in quanto alla fine di ogni lancio basta fermare il filo con la mano per evitare che il filo vada sotto il mulinello. Allora, abbiamo montato un trave classico con tre braccioli da un metro, un piombo da 100 grammi. Andiamo ad eseguire un lancio molto semplice, un above cast delicato, per piazzare le nostre esche sui 100 metri senza rovinarle. Abbiamo visto la prima mangiata della giornata, appena fatto notte. Vediamo adesso di cosa si tratta. Prima di dare una leggera ferrata e iniziare il recupero, muovete piano piano la canna in modo da stimolare l'eventuale attacco di un secondo pesce per fare la coppiola. Spesso capita che muovendo arriva subito l'attacco. Aspettate una decina di secondi e se questo non avviene iniziate il recupero. Ho atteso abbastanza, sentiamo che c'è un solo pesce, perché comunque sia quando facciamo la coppiola, anche se di piccole mormore, comunque sia si sente la differenza in fase di recupero. Poi comunque peschiamo con un'attrezzatura veramente leggera, quindi riusciamo a percepire benissimo la presenza del pesce. Stiamo recuperando, non c'è bisogno di contare i giri di mulinello perché avendo un filo multicolor abbiamo visto a che colore stavamo pescando e quindi il prossimo lancio lo rifaremo sullo stesso colore. Ecco, qui ci siamo. Ecco la prima mormora della giornata. Tagliamo il filo perché è ingoiato.
e la rilasciamo subito. Nel frattempo ago incannato. Ce l'hai ago? Anche Agostino ha avuto la prima mangiata, è il segno che sono entrate adesso all'imbrunire. È classico per la spiaggia di Lumana avere l'entrata delle mormore a questo orario. Abbiamo anche un terminale a galla per vedere se c'è qualche boga, qualche sugherello, quindi adesso vediamo cosa esce. Anche ago era sui 100 metri, quindi sulla mezza botta. Una bella coppiola. E voilà! Due belle mormore di Numana. L'amo sopra col pop-up non ha pagato, quindi vuol dire che i pesci di galla non ancora arrivano. Adesso prendiamo queste due belle mormore e le rilasciamo. Vai ago! Abbiamo visto una bella mangiata sull'altra canna. Poteva essere anche un pesce di galla. Vediamo. Siamo arrivati tardi. Poteva essere un sugherello. Pescando con dei terminali molto sottili, con una canna abbastanza morbida, quindi non abbiamo nessun timore di rottura del filo, di slamate. Possiamo recuperare in tutta tranquillità sull'amo di fondo, quindi sicuramente una mormora. Eccola qua. No, non è una mormora. Sorpresa, non è una mormora, ma un bello sparlottone di Numana. Lo rilasciamo subito. Tagliamo il filo che purtroppo è ingoiato e via. Adesso rieffettuiamo un lancio sulla stessa distanza di dove abbiamo preso il pesce prima, visto che abbiamo multicolor. Quando vediamo che arriva il colore giusto, stoppiamo e ci troviamo a pescare nel punto esatto di dove abbiamo preso il pesce in precedenza. Agostino sta recuperando un altro pesce, sempre sulla solita fascia. Oggi abbiamo impostato una pescata a media distanza. Pesce sull'attacco di mezzo e pesce dietro, due mormore. Adesso le rilasciamo subito, tagliamo il filo. E via. E te meno copiole, ragazzo, mi raccomando, Ovviamente inneschiamo la renicola, che è l'esca principe per l'estate. Mi raccomando, sempre dalla testa, utilizzando un ago con la punta in teflon, in modo da non ribucare il verme man mano che si scende. Mettete tutto dentro l'ago e andiamo a innescare. Stiamo utilizzando un amo back, il 12-35, di una misura molto piccola, stiamo utilizzando il 16, perché tanto i pesci ingoiano, quindi non c'è nessun rischio. Infiliamo il nostro amo, buttiamo su un bel pezzo di arenicola, tagliamo e siamo pronti per pescare. C'è un'acqua spettacolare oggi a Numana, limpidissima, e infatti le catture non mancano. Queste sono spiagge dove rendono, diciamo, al massimo quando c'è il mare piatto, perché comunque sia col mare mosso l'acqua si sporca in fretta. Uno, e c'è anche l'altro dietro. Due e tre, tripletta,
Agostino, sbrigati, che qui si fanno le triplette! Ecco le mormore di Numana. Spettacolari, quando si pescano con attrezzature ultralight, sono troppo divertenti. Li rilasciamo subito, anche perché abbiamo fatto una tripletta, quindi dobbiamo sbrigarci. Via! Via! E via! Devo prendere il raffio? La fascia è sempre la stessa? Ti sei andato un po' più fuori? No, leggermente allungato. Un pochino più fuori, comunque sono entrate. Di solito entrano sulla fascia dei 100 metri, 100-120 metri. E poi si avvicinano anche più corte. Quindi poi con l'andare della serata si può fare anche una pesca, diciamo, a beach ledgering. Una e due. Grande! Vai, 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 Ago, che ce n'è un sacco. Dai, dai, forza, forza! Ce l'hai, Ago? Vai, vai, vai! Una, due e tre! Bravo, bravo! Vedo che la gara non ti arrendi, eh? Dai, rilasciamoli subito. Comunque le tue sono la metà delle mie, te lo dico. Via! Via! E via! Ci siamo messi a galla con due ami per provare a pescare qualche pesce di galla. Puntuale, come un orologio svizzero. È arrivata la mangiata. Uno. E due. Due finali da un metro. Con il pop-up, due micro pesci. Però comunque due pesci di galla, una boga e un'occhiatina. Altra novità per il 2021 è il filo Special Orata in bobine da 300 metri, è un filo trasparente, super antiabrasione. Ovviamente Orata perché comunque sia pescando nel misto abbiamo bisogno di un filo che resista anche in caso il pesce si vada a intanare verso gli scogli e noi lo dobbiamo forzare e quindi ci può essere la possibilità che il filo strusci fra gli scogli. La speciale copertura che ha questo filo impedisce che il filo si tagli durante il contatto con le pietre o gli scogli. Però c'è un problema in questo filo Special Orata, perché se io prendo il filo, no, che è trasparente, no, okay, per pescare le orate, che è un filo eccezionale, no, lo metto dentro al secchio, però che succede? Che non ci pesco le orate, ma ci pesco soltanto delle mormore, quindi vuol dire che il filo non funziona oppure non sono buono io a pescare, non lo so. Comunque sia, con queste bellissime mormore, gli ridiamo subito il via. E le rilasciamo. Siamo giunti al termine del video, non ci possiamo lamentare. Te com'è andata oggi? Abbastanza bene. Ma mi sa che oggi ti è un po' bastonatino. Non lo so, eh. Non lo so. Comunque sì, ci siamo divertiti anche oggi, assetto ultralight, super divertente. Un saluto da Numana e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti! Ciao. Per una pesca sui 100 metri, quindi la classica mezza botta, come comunemente viene detta. Sì? La classica. La classica pesca mezza botta, come vabbè, la salto. Questa la mettiamo alla fine, eh? Sì, sì. La classica. La classica messa. Proprio. Vado.